Allora, finora siamo partiti in ottobre con un incontro aperto a tutte le classi, a tutte le scuole, ai giovani dai 14 ai 30 anni, quindi anche con un'adesione personale, e abbiamo parlato dei linguaggi della comunicazione, cercando appunto di guardare alla pubblicità non tanto come a un demonio, quanto come a uno strumento oggi largamente utilizzato, da conoscere, da capire per non farsi schiacciare, diciamo, quindi da decodificare per saper gestire. Adesso questo sabato abbiamo appunto l'incontro sulla moda, mai fidarsi delle apparenze, l'influenza della moda sui giovani con la ballerina Liliana Cosi e lo psicologo Ezio Aceti. A gennaio avremo un incontro ancora con il nostro pubblicitario Raffaele Cardarelli sulla pubblicità, per smontare proprio uno spot anche dal punto di vista tecnico. Poi incontriamo il sindaco, l'Annunzia Vallini di Teletutto e il Don Marco Mori della diocesi, della pastorale giovanile, proprio per sentire da loro un punto di vista privilegiato, diciamo, per le posizioni che occupano, su come loro sentono questa realtà delle dipendenze, del rapporto tra l'uomo e la donna, della multiculturalità qui nella loro città. E poi a marzo parte questa parte invece pratica, dove i ragazzi che decideranno di aderire si butteranno, diciamo, a capofitto proprio nel pratico, quindi nella raccolta di materiale, nel montare e smontare, per cercare appunto di creare entro l'ottobre del 2012 una vera e propria campagna pubblicitaria su queste tre tematiche, che abbia come sfondo il leitmotiv un po' di tutto, che è la fraternità universale, quindi dare il messaggio della fraternità universale attraverso una campagna pubblicitaria.